era benvenuto, no, bentornati in Gip Essenze, il canale che vi accompagna nel mondo dei profumi di nicchia, di quelli indipendenti, ma anche no. Io sono Gip e quelle sono le essenze. Ben rivisti dopo un po' di tempo, fra poco vi spiego il perché, se lo volete sapere chiaramente. E parleremo di un profumo per descriverne un altro. Tra poco. Ben rivisti, ben ritrasmessi, come state? Io sono Jeep e dopo un po' di tempo mi ripresento a voi e riprendo le puntate di questa trasmissione che voleva essere e vuole tuttora essere un modo per comunicare con persone che hanno le mie stesse passioni e volendo per poter essere utile a qualcuno che volesse inoltrarsi nel mondo dei profumi di nicchia, di quelli indipendenti, come dico spesso, degli artistici, ma anche di profumi designer. Eccomi tornato a voi dopo 5 mesi perché ho avuto bisogno di spurgarmi un po' dall'atmosfera social. Già questo tipo di trasmissione mi ha posto davanti ad alcune problematiche che ho voluto risolvere internamente. Ho voluto pensare al mio corpo e alla mia anima e per poter tornare a parlare con voi nella maniera più onesta e più sincera possibile. Oggi voglio riprendere queste trasmissioni parlando di un profumo che mi è passato tra le mani in questi giorni, benché volessi parlare di qualcos'altro che ho appena acquistato e che descriverò meglio in una delle prossime puntate. Dicevo, mi è passato tra le mani questo profumo che è stata una scoperta quasi casuale in un luogo in cui io vado spesso, è stato, diciamo, come trovare una arca perduta per due miei amici che sono appassionati di Aventus. Infatti, per parlare del profumo che ho tra le mani, sebbene temporaneamente, dobbiamo accennare a un altro rivoluzionario profumo che uscì nel 2010 dai laboratori della Maison Creed. Stiamo parlando del profumo che in un certo senso rappresenta tutta la casa Creed, lo chiamano il Creed, quasi dimenticando che la casa artigianale Creed, importantissima per la profumeria mondiale, ha prodotto anche altre essenze. Ma Aventus è diventato quasi un'icona mondiale all'interno del mondo degli appassionati di profumi, per cui quando spesso si entra in profumeria invece di dire vorrei Creed di Aventus si sente dire vorrei il Creed. Aventus ha subito rivoluzionato il mercato, i gusti commerciali, soprattutto dei profumi maschili, benché fosse e è tuttora un profumo unisex, portabilissimo anche dalle donne, comunque è diventata l'icona dell'eleganza maschile. Nel 2010 la prima produzione di Aventus è diventata quasi mitologica perché ormai non se ne hanno più tracce. Qualcuno pensa all'Aventus del 2010 come il sacro graal della profumeria mondiale. Creed però è una casa artigianale, quindi a seconda delle annate di produzione cambia anche un po' la componentistica del profumo e Aventus non è mai uguale a se stesso. È diventato alcune volte, in alcuni batch è più fumoso, in altri batch è diventato più fruttato. In altri anni, e questo si dice poco all'interno del mondo degli appassionati di Aventus, è diventato anche più muschiato. Tanto che esistono ormai dei collezionisti che, non potendo riferirsi all'Aventus del 2010, collezionano batch particolari di Aventus stesso. Purtroppo però cambia
cambiano le componenti, cambia l'economia, cambiano anche le fasi di luna piena in cui è stato prodotto un determinato profumo, e quindi Aventus sta perdendo un po' di quella forza originaria, di quella purezza originaria, tanto che oserei dire che Aventus sta diventando il clone di se stesso. Parlo di cloni perché già dal 2012 circa molte case hanno iniziato a salire sul carro economico di Aventus, ma anche quello estetico di Aventus, cercando di riprodurre i primi dupe. È un'azione che è partita dall'Oriente attraverso la mescolanza di più essenze in olio, e poi diciamo il primo dupe, la copia più risalente, più antica di Aventus è stato il Supremacy Silver di Afnan, e poi piano piano molte altre case si sono prodigate per cercare di trovare la formula che rispecchiasse l'Aventus stesso. Sì, ma quale Aventus? L'Aventus che noi immaginavamo essere quello del 2010. Ci sono pochissimi fortunati che ancora ricordano quale fosse questo profumo, questo odore, mentre adesso si cerca di trovare dei duplicati o delle copie, oppure addirittura di gettarsi su profumi molto più strutturati dei dupe, che sono profumi che hanno imitato Aventus, sono partiti da quella rivoluzione e poi hanno preso delle strade differenti, si sono sviluppate in maniera differente. Sto parlando tipo di Asivat e di Shan. Questi miei due amici mi hanno chiesto di cercare, e io fortunatamente l'ho trovato, il profumo che secondo loro rappresenta ciò che Aventus è stato nel 2010, ciò che Aventus dovrebbe essere, cioè l'Aventus più puro, più originario che esista tutt'oggi in commercio. E non stiamo parlando, attenzione, di un dupe, stiamo parlando di Consort di Boadicea. Vi leggo le note, che sono in testa il bergamotto, le bacche di ginepro, il lime, il pepe rosa, la foglia di agrume, quindi già c'è questo spunto maschile agrumato, e poi nel cuore c'è la salvia sclarea, la magnolia, l'edione, il fiore d'arancio, e alla base, cioè nel fondo del profumo, il vetiver, il legno bianco, l'ambra, il muschio e il patchouli. Letta così la piramide non c'entra niente con quella di qualsiasi edizione, di qualsiasi batch di Aventus, ma in realtà tutte queste componenti riescono a riprodurre in maniera potente, persistente, sciosa e addirittura originaria quella che è la particolarità e l'originalità appunto di Aventus. È come se questo Boadicea ciò che ci si aspetta spruzzarsi addosso quando ci si spruzzava la prima edizione di Aventus. Anzi, qualcuno dice che questo Boadicea è molto più bilanciato dell'Aventus originario, molto più potente e persistente dell'Aventus originario, e chiaramente è tutt'altra cosa rispetto ormai agli ultimi tipi di Aventus. Quindi non vi aspettate delle note diverse da profumo di Creed, ma anzi aspettatevi una combinazione che vi ridà in maniera esatta, uguale, la formulazione originaria e quindi l'odore originario di Aventus. È un profumo che io mi trovo ad avere tra le mani solo temporaneamente, perché chiaramente lo manderò a questi miei due amici che da tempo stanno cercando questo mito, questa figura mitologica, immaginifica dell'Aventus originale, pur conoscendo tutte quelle che sono le copie, i dupe e i rifacimenti di un profumo che loro adorano. Allora, aver trovato questo Boadicea Consort significa solo aver riportato sulla pelle di questi due amici e di chi comprerà il Boadicea un profumo che
probabilmente è molto più potente del batch originario e originale di Aventus. Boadicea Consort è ciò che doveva essere, anzi forse migliorato, il primo Aventus del 2010. È un profumo che è stato prodotto da questa casa prolificissima, che è appunto Boadicea, inglese, e che si trova nella collezione Fire, cioè quindi quella collezione con le bottiglie tutte dorate, con le tipiche volute che richiamano il mondo nordico, il mondo anglosassone da una parte, e dall'altra la marca, il nome del profumo e lo stemma di Boadicea. Dunque, io per questa prima puntata, dopo tanto tempo che non ci vedevamo, spero di avervi incuriosito con questo profumo, avendo fatto anche un po' di storia di quello che è uno dei ormai dei caposaldi della profumeria maschile mondiale come Aventus. Volevo ringraziare semplicemente e per poco tempo tutte quelle persone che onestamente mi hanno seguito, anche se io non rinnovavo quotidianamente le trasmissioni. Proverò a riprendere il ritmo come sempre, ma credetemi, questo periodo di stacco, non solo da YouTube chiaramente, ma anche da altre occupazioni, mi ha servito molto, mi ha aiutato anche intimamente, profondamente, emotivamente, a guardarmi con occhi differenti. Ringrazio dunque tutti coloro che mi hanno seguito e soprattutto coloro che, pur non essendo io presente settimanalmente, quotidianamente su questo mezzo, hanno continuato ad iscriversi. Mi fa piacere che ancora delle persone guardino una persona semplice, che ha la semplice passione del collezionismo, parlare dei profumi che ha comprato in collezione. Sono sempre aperto, anzi vorrei dialogare con voi, quindi lo spazio commenti spero ridiventi focoso come è sempre stato, e iscrivetevi al canale chiaramente, e intanto vi saluto. È stato un piacere avervi parlato, sarà un piacere rispondervi alle domande, ai chiarimenti, alle suggestioni che spero scriverete nello spazio dei commenti. E vi saluto alla prossima volta, che sarà fra poco. Ciao!